Mi chiamo Luca Coscioni, sono stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica. Sono impegnato in prima persona nella lotta per la libertà della scienza e delle terapie, in particolare della ricerca sulle cellule staminali embrionali. Oggi in Italia quella ricerca è proibita e con essa è proibita la speranza per milioni di persone affette da gravissime e diffusissime patologie, per le quali oggi non esistono terapie realmente efficaci. Quando è arrivato Luca Coscioni con la sua malattia, parlava attraverso gli occhi, chiedendo libertà per la ricerca scientifica. Il Nobel José Saramago lo ha salutato come una nouvelle force, una forza nuova che poteva dare anima e coraggio alla politica. Così è stato. Dal corpo delle persone al cuore della politica abbiamo ottenuto riforme importanti senza che la politica ufficiale si muovesse sulla legge 40, la fecondazione assistita, sul fine vita, la legalizzazione di fatto dell'aiuto alla morte volontaria in alcuni casi, ma il testamento biologico, tante altre riforme sulle disabilità conquistate con un metodo, portare nel cuore della politica l'urgenza delle persone che vivono sulla propria pelle una sete di libertà. Sono molto commossa perché rivedere mio figlio è devastante. Voglio ringraziare prima di tutto mio figlio che ha fatto tutto questo, nonostante la sua malattia che l'ha portato a non parlare, a non camminare, a non fare più niente. Ringrazio mia figlia Monica che mi ha dato la forza di andare avanti e mio marito. Ringrazio tutti gli iscritti che hanno sostenuto questa associazione in tutti i momenti di questi 20 anni. Gli obiettivi raggiunti sono stati raggiunti grazie alle persone, all'attivazione delle giurisdizioni e il Parlamento è stato costretto a recepire quella che era la giurisprudenza, quelli che sono i diritti scolpiti nelle carte fondamentali e ha emanato norme rispettose dei diritti come la legge sulle DAT, conosciuto come testamento biologico. Quando abbiamo depositato proposte di legge di iniziativa popolare non sono mai state discusse, ma centinaia e centinaia di persone hanno mandato un messaggio al Parlamento. Oggi abbiamo un governo sicuramente diverso, ostile su alcuni temi. Speriamo che i temi che ci vedono tutti dalla stessa parte abbiano una corsia veloce di attuazione con norme idonee. Nella scorsa legislatura si è arrivati sulle soglie di un dibattito su una legge minima che rischiava anche di andare indietro rispetto a quanto sancito già dalle sentenze della Corte. Lei disse: meglio nessuna legge che una cattiva legge. Oggi con un governo di destra sovranista, come si porta avanti la battaglia sull'eutanasia? Oggi andiamo avanti con la disobbedienza civile perché il problema che la politica cerca di cacciare fuori dalla porta rientra ogni giorno dalla finestra perché è una questione nella società, è un'urgenza sociale. Ciascuno di noi lo ha vissuto in famiglia, accanto a un familiare, un amico malato. Si allunga la vita media delle persone, si allunga e si potenzia la possibilità di curare, aumenta così anche la esigenza di essere liberi di decidere sulla fine della propria vita. La politica ufficiale non dà risposte, noi le cerchiamo, se non è l'aula del Parlamento, sarà l'aula del Tribunale. Qui ci aspettano anni di etica confessionale di Stato, certificata. La composizione del Comitato Nazionale di Bioetica sembra una freddura. Non conta nulla il CNB, ma è sempre stato un buon rilevatore della qualità della morale istituzionale che si respira. E questa qualità oggi è davvero pessima. Temete una regressione, diciamo, sul campo dei diritti civili? Basti pensare alle ultime nomine sul Comitato di Bioetica. Diciamo che sicuramente questa maggioranza potrebbe essere capace di volere fare passi indietro. Purtroppo questa è anche responsabilità di passate maggioranze che non sono state capaci di fare passi avanti. Intanto oggi qui, in questa celebrazione dei 20 anni dell'Associazione Luca Coscioni, presentiamo delle petizioni al Parlamento, uno strumento che la Costituzione prevede per chiedere
comunque di discutere questi temi. È un concentrato di tematiche che devono entrare in un'agenda politica. Nulla è cambiato dallo scorso governo. Continueremo le nostre azioni nei tribunali, ma anche proponendo al Parlamento delle buone norme. Non è un paese umanamente civile quello che ti costringe ad andare in un altro paese per affermare la tua libertà di scelta. Sono già tre le persone che abbiamo aiutato in disobbedienza civile, già nuove due persone ci hanno chiesto, ci sono quattro volontari che hanno dato la disponibilità di sottoporsi al rischio di un procedimento giudiziario da 5 a 12 anni di carcere come eventuale pena, noi andiamo avanti. L'obiettivo è rispettare la volontà della persona. Lottare anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora, contro la malattia che mi ha colpito, non ha dato un senso alla mia vita. Una malattia e la sofferenza che ne deriva non hanno mai un senso. Il senso alla mia vita lo sto dando io, vivendola, come mi è consentito di viverla.